Ciao ragazze, eccomi con un nuovo video. Questo è il video tutorial su come realizzo i miei capellicci, di cui vi ho accennato nel video tag That Woman Are You, in cui ho fatto vedere che tenevo i capellicci. Ho detto se magari interessava vedere il tutorial su come li ho realizzati. Alcune ragazze mi hanno risposto e mi hanno detto sì, fallo perché ci interessa, e quindi eccomi qui a realizzarlo. Allora, io prima di iniziare con il tutorial, voglio farvi vedere i prodotti che utilizzo per lavarmi i capelli. Allora, sto utilizzando al momento questo shampoo, questo qui della Advanced Technique. Questo è uno shampoo ad azione rinforzante, buonissimo. Poi sto utilizzando un altro shampoo della Garnier Ultra Dolce. Questo qui è al latte di vaniglia e polpa di papaya. E come balsamo vado ad utilizzare questo qui, sempre Garnier Ultra Dolce, al latte di vaniglia e polpa di papaya. Allora, io adesso utilizzo il balsamo, però una volta a settimana faccio la maschera, che poi magari più in là vi parlerò. Oppure, no, aspetta, vi faccio vedere quale che utilizzo. Eccola qui. Questa qui, aspettate che l'attacco, è qui, della Bio Creme Aloe Vera, buonissima. Faccio vedere pure la consistenza. Vedete? Buonissima. E questa qui la utilizzo una volta a settimana. Ok. Mentre per lo styling uso olio di argan della Advanced Technique di Avon e una schiuma, questa qui della Cien. Mentre per asciugare utilizzo un semplice fondo con il diffusore, quindi semplicissimo. Ok, quindi vado a farmi lo shampoo e ci vediamo dopo per il tutorial. Ok ragazze, eccomi qua. Ho fatto lo shampoo, messo un po' il turbante. Turbante. Ok, andiamo a sciogliere il tutto. Vado a tamponare un po' con delicatezza le punte. Allora, adesso non le andrò a pettinare perché già l'ho pettinate, cioè già ho pettinato i capelli quando ho messo il balsamo, quindi adesso non li vado a pettinare. Vado semplicemente a mettere qualche goccia di olio di argan e la vado a mettere in questo modo qui, dal basso verso l'alto, appunto per ammorbidire un po'. Perché si sa che il riccio comunque dà un po' di crespo al capello e quindi un po' di olio anticrespo è sempre buono metterlo. Ok, a posto. Fatto questo, metto la schiuma, appunto come già vi ho detto, utilizzo questo qui della Cien. Vado a mettere un bel po' di schiuma. Questa quantità qua. E la vado a mettere nello stesso modo in cui ho applicato l'olio. Quindi così. Ok. Ovviamente la metto gradualmente, vedete? Ne prendo un po' e la vado ad applicare. Ok, passo dall'altro lato. Ok, poi abbasso la parte davanti e il restante vado a applicarlo qua. Ok, magari ne metto un altro un po', un altro un po', un altro po' per sicurezza.
definire un po' più il riccione. Fatto questo, passo ad asciugare, però mi sciacquo un attimo le mani. Ok. E vado ad asciugarmene un po', che altrimenti prendo il forno e mi scivola tutto da mano. Ok. Allora, passo all'asciugatura appunto con il diffusore. Inizio e vi faccio vedere come dovete asciugare. Adesso sono asciuttissimi. Forse dal monitor possono sembrare bagnati, ma è l'effetto della schiuma. E quindi nulla, se magari voi avete capelli più lunghi dei miei, vi vengono ovviamente meglio, perché poi il riccio è più bello quando il capello è lungo. Infatti, sto pensando di... Mamma mia, che caldo! Sto pensando di farmeli crescere, perché io li ho sempre portati lunghi in realtà, però poi li ho tagliati perché li tenevo arrovinatissimi e quindi li ho dovuti tagliare per forza. Mamma mia, ragazzi, ho fatto la sauna. Ok, quindi nulla, questo qui è l'effetto dei capelli ricci. Come avete visto, è semplicissimo realizzarli.
veramente ci vuole pochissimo. E quindi nulla, io vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Un bacio e spero che questo video tutorial vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Ancora un bacio a tutti voi, alla prossima, ciao!